Questo programma è offerto da... Amici sportivi di Telerimini, buonasera Daniele Emanuelli, benvenuti alla terza puntata in stagione di calcio di rigore. Una puntata come sempre ricchissima di servizi, ben sei. Questa sera ci sposteremo dall'eccellenza romagnola fino ad arrivare alla prima categoria, poi uno speciale servizio anche inerente al settore giovanile. Tra poco scoprirete quale squadra siamo andati a curare questa settimana con la nostra Veronica Lisotti. Uno studio ricco di ospiti questa sera, poi capirete chi sono, il perché, addirittura qualcuno ci è venuto a trovare anche da Bologna, un vecchio amico. Ma prima di iniziare ricordiamo sempre il numero per interagire con noi, 333 60 94 299, numero valido per la messaggistica tradizionale ma anche per WhatsApp. Invece su Facebook potete seguirci sulla pagina ufficiale Calcio di Rigore Rimini, curata dal nostro Matteo Zampini, e porre delle domande giustamente anche a lui, che poi mi riporterà attraverso il nostro tablet presente qui in studio. Ma andiamo a presentare gli ospiti di questa serata. Vi presento il giornalista opinionista che riabbracciamo qui in Calcio di Rigore, ovvero Renzo Baldisselli. Buonasera a tutti. Salutiamo l'opinionista del bolognese Mirko Mariotti. Buonasera a tutti. E anche lui ci viene a trovare per la terza, quarta volta se non sbaglio, Mirko, forse anche terza. Di più. Terza. E ultimo, ma non per ultimo, ma solamente per una questione di scaletta, salutiamo l'attuale capitano e centrocampista del Torconca, Nicola Casali. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Allora Nicola, iniziamo da te. Siete stati un po' la sorpresa di questo inizio di campionato. 7 punti nelle prime 3 giornate di campionato, ma dove volete arrivare? Ma diciamo che siamo partiti veramente alla grande, anche noi non ci aspettavamo una partenza del genere, però siamo sicuri che potremmo fare delle grandi cose quest'anno, a partire soprattutto dal raggiungimento della salvezza, che è sicuramente l'obiettivo primario della società. E poi cercheremo di fare meglio rispetto all'anno scorso, che abbiamo raggiunto l'ottavo posto, e quindi vorremmo ambire anche playoff, non ci nascondiamo. Mirko, tu sei un conoscitore di calcio, hai già visto qualche giocatore che secondo te potrebbe essere superiore, fare una categoria superiore rispetto a quella che sta facendo? Beh, adesso è un po' prestino, adesso se parliamo di promozione è un pochino presto, anche perché sono 3 giornate e qualche giovane probabilmente lo vedremo più avanti, ce ne accorgeremo probabilmente tra qualche giornata, anche perché quando vedremo giocatori under che giocheranno con continuità, giocatori che magari fanno anche qualche gol, un Pellegri della situazione, probabilmente qualcosa vedremo. Di sicuro fondamentale che molte squadre, sto parlando di Romagna, molte squadre comunque investono sui giovani, ci sono già dei 2000, dei 2001 che giocano già, quindi in prima squadra, per cui chissà, insomma vedremo. Renzo, tu tra le Marche e la Romagna questo fine settimana hai visto un po' di partite, se non erro. Ho visto due gare di eccellenza, perciò mi hanno bastato, ecco. Cosa sei andato a vedere per l'esattezza? Se ce lo puoi dire, Come no, sabato ho visto una gara di eccellenza nelle Marche, Marina di Montemarciano e Grottammare. Ti sei divertito, sì? Mi sono divertito, ho visto anche un buon calcio. Bene. E ieri ho visto Fiaricione e Savegnanese, terminato con la vittoria del Riccione per 2-1. Hai visto un buon calcio ieri? Ma direi, se deve fare la differenza, mi sono più divertito nella Marche. Sabato, sì. Ecco, però la differenza, l'abbiamo sempre detto, che tra le Marche e la Romagna c'è sempre. Ecco, forse nelle Marche c'è più calcio duro, più un gioco maschio, mentre invece la Romagna c'è più un gioco tecnico. E benissimo, allora adesso inizieremo appunto a vedere le varie categorie e poi parleremo più per le squadre riminese con te, con le squadre bolognese e anche con il nostro Mirko. Andiamo a vedere appunto risultati e classifiche dell'ultimo turno di eccellenza con la regia del nostro Stefano Papini. Questi risultati, iniziamo ovviamente dal campionato di eccellenza: Alfonsina e San Pimola 1-2, Cervia Faenza 2-2, Classe Russi 2-1,
2-1, Corticella Massalombarda 1-1, Diegaro Marignanese 4-3, questa è una bellissima partita, Fiericcione Savignanese 2-1 e tra poco ne parleremo con Renzo Baldisseri, Gran Amica Castrocaro 1-0, Progresso Argentana 1-0, Real San Lazzaro San Pietro in Vincoli 0-3. Andiamo a vedere la classifica dopo il terzo turno, sempre con l'ausilio del nostro Stefano Papini, arriviamo a vedere appunto al comando c'è il Class a quota 9 punti, segue il Gran Amica a quota 7, poi Fiericcione Progresso 6, Cervia, Faenza, Corticella 5 punti, Massalombarda, Russi, Alfonsine, Diegaro 4 punti, San Pietro in Vincoli, San Pimola 3, Argentana 2, Castrocaro 2, Savignanese 2, Marignanese 1, Real San Lazzaro con la penalizzazione purtroppo meno 1 in classifica. Ebbene, rientriamo in studio, tra poco, come dicevo prima, andremo a sentire il nostro Renzo Baldisseri e il nostro Mirko Mariotti proprio su questo campionato, ma partiamo con il primo servizio. Grazie anche alle immagini curate dalla nostra Delaila, andiamo a vedere quello che ha fatto, che è successo in campo tra il Progresso e l'Argentano. Il servizio. A Castelmaggiore sono di fronte al Progresso Argentano. I padroni di casa sono alla ricerca della prima vittoria interna di stagione, cercando inoltre di bissare il successo della domenica prima. L'Argentano invece, dopo due pareggi consecutivi per 1-1, vuole conquistare i primi tre punti di stagione. Le due compagini si dividono un tempo a testa, meglio gli ospiti prima frazione di gioco, decisamente meglio il Progresso nella ripresa. La voglia dei tre punti ospiti si vede fin dalle prime battute, gran tiro di Pagani con Albertazzi che si rifugia in corner. Ancora azione di Marca Granata, questa volta la conclusione va a Badia. Albertazzi respinge a terra, poi perfeziona la difesa di casa. Da calcio piazzato tenta di colpire Brandolini, ma nulla di fatto. Il Progresso si vede con un'azione partita sulla destra, lancia a cercare Monaco, stoppa il pallone, poi segue un tiro cross che Piova Caris manaccia dall'altra parte, dove arriva puntualmente Di Giulio, che crossa al centro per Tedeschi, che vede respingersi sulla linea di porta con un braccio il proprio tentativo. L'arbitro lascia proseguire. In chiusura di tempo, alto tiro di Brandolini. Albertazzi respinge sui piedi Pagani che buca la porta locale, ma l'attaccante si trovava in posizione di fuorigioco. Il Progresso risponde nella ripresa. Gran tiro di Sanso diviato in corner da Piovaccari. Si alza l'uno nel frattempo dei piccoli ultras rosso blu facenti parte del settore giovanile di casa ed ecco che dalla bandierina arriva il colpo di testa di Well, respinto in qualche modo dalla difesa granata, parsa nettamente in affanno. Ancora Progresso, questa volta Turchetta con un diagonale insidioso a sfiorare la marcatura. Ma quando tutto lascia presagire al segno X, ecco che Lodi estrae dal cilindro la punizione vincente che innesca Well, che sale in cielo battendo di testa Piovaccari, raccogliendo così gioia e abbraccio dei compagni. Gol meritato per il numero 5, sicuramente tra i migliori in campo. All'ultimo secondo c'è ancora il tempo per vedere i destraggiori tedeschi spegnersi sul fondo. 1-0 Progresso e appuntamento per la prima vittoria di stagione per l'Argentana, ancora una volta rimandato. Ebbene, abbiamo visto anche il Progresso. Mirko, che squadra ha fatto quest'anno il Progresso? Perché lo scorso anno sappiamo anche nella seconda parte che non è piaciuta molto la società, come si è comportata appunto la squadra rosso-blu. Quest'anno invece che tipo di squadra ha fatto? Ma beh, c'è stata una rivoluzione. Quest'anno è stato cambiato tanto, è arrivato un nuovo mister che è Michele Marrese, che ha già esperienze di eccellenza. L'anno scorso era Lanzolavino, si è portato dietro un giocatore come Sanso che ha esperienze anche nei campionati dell'eccellenza Serie D calabrese, dove ha fatto molto bene e ha fatto molto bene anche in questi anni a Sasso Marconi e poi ad Anzola, ed è partito bene già anche in eccellenza. Ha una buona rosa, sicuramente è una squadra che potrà essere una mina vagante di questo campionato. Qualche risultato per adesso ancora un po' altalenante, anche se insomma si è ripreso bene dopo la scoppola subito in casa col Faenza, però insomma, ha una buona rosa, molto giovane come sempre. Invece l'anno scorso era un po' più vecchia, forse il fatto che ruotavano meno giovani l'anno scorso, questo un po' influito anche sul decadimento del campionato, che ricordiamo l'anno scorso fu un campionato un po' particolare, quindi anche le motivazioni erano un po' scemate, e quando calano le motivazioni c'è poi il rischio, come è capitato verso fine stagione al Progresso, di rischiare addirittura i play-out, cosa che non è successa, però c'è stato un momento del campionato dove insomma, hanno rischiato, e quindi quest'anno ovviamente cercheranno di fare un campionato buono, anche perché in questo campionato, nel girone B di eccellenza, non c'è una regina vera e propria quest'anno, quindi ci sarà molto equilibrio, anche se insomma, qualche presunta regina per adesso, poi ne parleremo dopo, un po' steccato. E infatti qui ti volevo interrogare, ma ti faccio vedere prima i servizi e poi andiamo a sentire anche il nostro Renzo. Andiamo a vedere appunto la partita tra Classe e Russi. Servizio.
La capolista classe affronta la neopromossa Russi tra le mura amiche. Budget vicino allo zero per i padroni di casa che nel precedente torneo d'eccellenza uscirono tra gli applausi del pubblico di casa ed esterno. Il Russi ha voglia di emergere, ma i falchetti per prendere il volo dovranno sudare parecchio. In classe, non a caso, fa la voce grossa da subito quando Monaco mette al centro, ma dall'agata di testa non i quadri bersaglio. Mossi di avvicinamento al gol e in effetti da un innocuo traversone, mano in aria di un difensore dei Russi. E penalty decretato dal direttore di gara. Dagli 11 metri, Dario De Rose non si fa pregare. Classe 1, Russi 0. I padroni di casa producono un'altra occasione da rete, coppia della prima, quando Monaco mette al centro dall'agata, sempre di testa, questa volta anticipa l'avversario, si smarca più facilmente, ma angola troppo la sfera. La reazione dei russi arriva direttamente dal calcio piazzato, Schiavone batte, ma Bovo devia in corner. Ancora i falchetti in avanti, con Schiavone che domestica la sfera, si gira chiamando Bovo a distendersi il tuffo. Sulla ribattuta Grimellini arriva in ritardo per deviare il pallone in fondo alla rete. Ripresa, stesso scenario del primo, anche in fatto di attori, Monaco sforna l'ennesimo traversone, dall'agata, sempre di testa, mette a lato. Rocchi avanza, chiama Cerioni alla sovrapposizione che puntualmente arriva e calcia in porta. Cenni, in questo caso, si rifugia in corner. Rocchi da calcio piazzato innesca dall'agata che di piede questa volta mette fuori. Parte opposta, Bovo anticipa Schiavone, Gualandi a porta sguarnita alza la mira. Dall'altra parte il classe ringrazia perché mette in cassino il match, quando trovato segue l'azione e usando il suo cognome trova il gol della sicurezza, 2-0 per il classe. Ma 4 minuti più tardi c'è un penalty decretato a Russi, strattonata evidente sul giocatore lanciato a rete e dagli 11 metri Grimellini non tradisce l'appuntamento con i gol, ma purtroppo per lui rimarrà una perla inutile, classe 2, Russi 1. Il classe Mirko è iniziato come lo scorso anno, fu l'antagonista per il Rimini per quanto riguarda le prime giornate del campionato d'eccellenza, ci fu anche lo scontro diretto la terza giornata, finì 0-0 sul neutro del Benelli di Ravenna. Che squadra è quella del classe quest'anno? È quasi quella dell'anno scorso, ha perso pochissimi giocatori, sono arrivati anche dei giocatori comunque importanti, ne cito uno, Ambrogetti, che comunque molti ricorderanno a Ravenna. È una squadra che sicuramente è partita meglio del previsto, perché insomma 3 vittorie su 3 partite, il lavoro di Evangelisti sta pagando, perché comunque questo gruppo di giocatori che giocano bene al calcio, giocano molto corto, poi anche il campo aiuta, soprattutto quando giocano in casa, che è un campo molto piccolo, e questo ovviamente permette a loro di difendersi anche meglio con squadre che sono abituate a correre, a giocare molto, a sfruttare molti campi larghi, invece sicuramente insomma il campo di classe sicuramente aiuta tecnicamente anche la formazione di Evangelisti, che comunque rimane una buona squadra. Lenzo, allora arriviamo a te. Questo è il prossimo turno nel frattempo, ma tra poco ne parleremo più ampiamente. Ieri sei andato a vedere, per l'appunto, ci dicevi prima, la partita tra Fia Riccione e Savignanese. Parlaci un po' di queste squadre di Minesi e della parte di Forlì e Cesena per quanto riguarda la Savignanese. Allora, che idea ti sei fatto ieri intanto nello scontro diretto? Che cosa ci puoi dire in più invece per quanto riguarda la parte di San Giovanni Marignano con la Marignanese? A te la parola. Io ieri ho visto Fia Riccione e Savignanese. Diciamo che ho visto una buona partita. Alla fine sono uscito deluso. Non tanto per il gioco, ma per la Savignanese. Io non vorrei che fosse nella falsa riga della passata stagione. Dei grandi risultati, poi delle volte si ferma e poi riparte. Speriamo di no, perché ho visto la formazione veramente a dei giocatori importanti. È vero che è partito dorme, un giocatore che, a mio modesto parere, si nota, e si vede e si sente che manca. Però è arrivato Peluso, un giocatore che tutti conosciamo, un giocatore che è di categoria superiore, però ieri per infortunio non c'era. Onestamente la Savignanese ha fatto un gran primo tempo, onestamente un bel primo tempo, e forse meritava di chiuderla anche in vantaggio più di un gol. Nella ripresa la Savignanese è sparita, forse Lepri negli spogliatoi ha caricato i suoi giocatori. E abbiamo visto una grande Fia Riccione, riuscita a pareggiare e poi passare in vantaggio. Onestamente, alla fine, l'unica cosa che mi preoccupa, onestamente, è questo calo fisico della Savignanese. Non vorrei, forse, la preparazione, perché anche la domenica precedente con il Castrocaro era sempre in vantaggio, eppure alla fine è stata sempre raggiunta. Ecco, questo calo fisico, ieri, l'ho notato. Però alla fine dei 90 minuti la Fia Riccione non ha rubato nulla. Però alla fine la Savignanese poteva pareggiare perché ha colpito con Vandi l'incrocio di pali. Marignanese cosa mi dici? Ma Marignanese è una squadra che secondo me quest'anno dovrà molto soffrire, ma molto. Perché dico questo? In 3 partite ha subito già 8 gol, 4 ieri, 3 la prima gara a Diegoro e l'1-1 in casa con il Corticello. 8 gol in 3 partite sono molti, c'è una riflessione. Io ho sempre detto che
quando hai le difese forti arrivi lontano, quando le difese sono deboli ho i grossi problemi. Quest'anno, secondo il mio modesto parere, la Marianese dovrà soffrire fino in fondo, anche se ieri addirittura nel primo tempo perdeva 3-1 e poi ha avuto una grande svolta, ha raggiunto anche il pareggio, in pieno recupero, onestamente è stata sconfitta. Però, tutto sommato, i problemi della Marianese ci sono, è una squadra molto giovane, i giocatori importanti sono partiti, quest'anno la Marianese ha preso giovani tutti dalla Vispiro, tutti i giocatori under che giocavano nella Unione. È chiaro che quest'anno Simone Lilli, che io reputo un tecnico preparato, avrà il suo da farsi per poter salvare questa squadra. Mentre invece il Serbia è portato molto bene, una vittoria e due pareggi in sconfitta. È una squadra, secondo me, molto migliorata dalla passata stagione. Allora, andiamo a vedere il prossimo turno, Renzo, che mi sono segnato un po' di partite importanti con il nostro Stefano Papini che ce lo fa rivedere, grazie Stefano. Io ho segnato come partita sicuramente Marignanese e Fiericcione, noi saremo proprio a San Giovanni Marignano a riprendere questo match. E poi quello che mi interessava anche San Pietro in Vincoli, classe. Voi come la vedete? Mirko, vuoi aggiungere qualcosa? C'è qualche partita in più interessante anche dalle tue parti? Sicuramente Savignanese Granamica, perché Granamica è la bolognese che è partita meglio, ma anche quella che ha cambiato meno ed è quella che probabilmente quest'anno avrà più certezze di rimanere nelle zone alte della classifica. Anche perché la Savignanese dopo questa partenza negativa dovrà anche riscattarsi. Bravissima. E poi io segnalerei anche Castrocaro Progresso, perché Castrocaro è una delle squadre che teoricamente ha fatto il mercato migliore e per adesso non ha ancora spiccato il volo, ma ha avuto anche delle partite difficilotte. Ieri ha perso proprio col Granamica 1-0 a tempo scaduto, comunque con gol di Semprini, che se non ricorderete a Mezzolara, ottimo giocatore, però è una sfida con un Progresso che ha la prova del 9 e infatti se vince va 9. Però effettivamente è una sfida molto interessante proprio per il computo delle due squadre. Mentre invece vedo un po' di difficoltà quest'anno la partenza Mazza Lombarda e Alfonsina, anche se hanno un telaio molto forte, però sono convintissimo che alla fine ne escono fuori queste due squadre. Occhio all'Argentana. Occhio all'Argentana, perché anche ieri con il Progresso ha giocato una gran partita. La squadra Mister Dirani è un allenatore che lavora molto sui giovani, lavora molto sugli schemi e uscirà alla distanza, viene da 3 anni a Renocentese dove ha fatto un lavorone con Renocentese che purtroppo quest'anno non si è iscritto, però ha fatto 3 anni dove la Juniores ha sempre raggiunto le fasi regionali a livello alto e il Renocentese ha sfiorato addirittura i playoff e anche la promozione diretta l'anno scorso. Io penso che quest'anno il campionato di Cinesi sia uno dei più belli, perché non c'è la squadra massa campionato come c'era il Ravenna, c'era Rimini, c'era lo stesso San Maurizio, ecco, un campionato apertissimo. Andiamo a vedere adesso la promozione con il nostro Stefano Papini, quindi quello che è successo nell'ultimo turno, risultati e classifica, questa partita la vedremo tra poco, Bellari Giammarina, Giovane Cattolica 1-4, Del Duca Ribelle Torconca 0-0, Football Cava Savana 3-2, Gambetto La Ronco 1-2, Gatteo Calcio Cotignola 0-0, Giammarina Stella 0-1, Pietracuta Tropical Coriano, altra partita che vedremo tra poco 1-1, Reno Savio Calcio 1-0, San Pirana Reda 3-1. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno, sempre accompagnato dal nostro Stefano Papini, eccola qui, Ronco al comando a quota 9 punti, seguono Torconca, Stella quota 7, Reda 6, Pietracuta 5, Tropical Coriano, Del Duca Ribelle, San Pirana, Gambetto, Areno, Football Cava 4 punti, Savio 3, Giovane Cattolica 3, ma ricordiamo che Giovane Cattolica come Tropical Coriano deve recuperare una partita, Calcio Cotignola 3, Gatteo 2, Savanna 1, Bellaria e Igea Marina 0 punti. Ebbene, rientriamo in studio, come dicevo prima, primo servizio curato dal nostro Giacomo Alpini, ci spostiamo allo stadio Nani di Bellaria per andare a vedere quello che è successo tra Bellaria e Cattolica. Il servizio. Bellaria 2.0, inizia qui la rincorsa alla salvezza a salvare l'onore. Fuori Mendo, sollevatosi dall'incarico automaticamente, via al corso Zanini Mugellesi. Per il primo si tratta di un ritorno, per il secondo, dopo l'esperienza dell'interno sammarinese, un vero debutto. Un debutto che tutto sommato lascia presagire all'orizzonte qualcosa di buono. Ma per l'appunto, parliamo di orizzonte, perché questo Bellaria crea già all'inizio, quando pare inventa, ma Esposito manca la deviazione vincente. Ma quello che sembrava un miraggio si tramuta in gol al 23esimo, quando Matteoni dalla destra pesca Caporali, che solo soletto deposita
velocità e più comodo degli assist in fondo al sacco per l'1-0 Adriatico. Ma sotto il frastuono dei tifosi ospiti, il Bellaria si spegne su questo tiro dalla distanza di pari, perché dopo inizia il monologo ospite con il gol, prima della chiusura di tempo, propiziato dal calcio piazzato che porta il gol del pari firmato da Tombari. Nella ripresa, Cattolica subito avanti, Pasolini, l'ex sampierana, compie il sorpasso e ora può iniziare davvero la festa giallorossa, con questa azione manovrata partita da lontano che porta a tiro da fuori area a Ballerini, che sigla così il tris. Il poker è un'azione da comiche, punizione battuta dai giallorossi, pallone sul palo, ribatte verso lo specchio un altro giocatore giallorosso, tiro respinto ancora, palo per il Cattolica, prima dell'incredibile autogol di Joan, 4-1 e poker completato. Il Bellaria reagisce da corner con questa incornata di Aragao che sbatte sulla traversa, il finale è ancora di marca giallorossa con questo tiro di Parma deviato sopra la parte alta della traversa. Si chiude qui una partita che vede premiare il Cattolica dopo appunto la sosta causa virus intestinale propiziato a quasi tutta la squadra nella domenica precedente. Allora, io qui voglio interpellare subito il nostro ospite questa sera, Nicola Casoli, centrocampista e capitano del Torconca. È un girone tosto questo, però ieri forse qualcuno non l'ha detto, ma avete fatto un punto importante dopo le prime due vittorie di campionato sul campo del De Duca Ribello, un campo non certamente facile, no? Cosa mi puoi dire? Sì, noi ieri siamo riusciti a strappare un grandissimo punto in un campo molto difficile contro una squadra ben strutturata e molto forte per la categoria, infatti sarà sicuramente una squadra che lotterà per i primi posti. Noi siamo riusciti a strapparlo perché abbiamo sofferto per gran parte della partita. Alla fine avremmo avuto anche quasi l'occasione per vincerla, ma sarebbe stata una grande beffa. E quindi penso che un punto sia più che un bel punto portato a casa e strappato in un bel campo, insomma. Allora, adesso intanto vediamo un po' di immagini di repertorio che riguardano le prime due giornate di campionato. Questa è la partita con il Bellaria, poi tra poco vedremo anche il derby vinto 2-2 contro la giovane Cattolica, che è comunque tra le principali candidate in questo girone alla vittoria finale. Intanto questa è una soddisfazione per voi, o no? Sì, assolutamente. Abbiamo vinto le prime due partite sia in Coppa Italia che in prima di campionato contro la nostra, diciamo, rivale in famiglia che è Cattolica, che dà sicuramente morale sia a noi che alla società e ci fa continuare a lavorare bene, a impegnarsi ogni giorno, ogni allenamento con grande entusiasmo. E poi dopo è venuta anche la vittoria contro il Bellaria, che è una squadra che dovrà ancora lavorare parecchio perché sono parecchi giovani e hanno ancora molto da lavorare anche loro. Passami la battuta, state facendo bene senza Simone Lilli, l'allenatore non vi manca, quello dello scorso anno? Ma diciamo che dai, Simone Lilli ha lasciato una grande impronta dall'anno scorso, infatti molti giocatori siamo rimasti, cioè la rosa è, a parte qualche arrivo è rimasta con la stessa e si vede ancora il lavoro, le impronte di Simone Lilli che è un grande allenatore. Senti, tra le favorite, oltre alla giovane Cattolica e i vostri cugini, vedi qualche altra squadra, il Tropical Coriano la vedi più forte, soprattutto con l'acquisto di Vukai lì davanti, oppure c'è qualcun altro che potrebbe venire fuori alla distanza? Ma sicuramente il Ronco ha fatto una grandissima squadra e ci sono nomi importanti come Semerario e gli altri compagni, ma anche il Coriano, noi abbiamo giocato in Coppa Italia che abbiamo perso, ci hanno eliminato a malincuore dalla competizione, che è anche loro sono una squadra molto impostata e ben strutturata anche loro. Ti faccio conoscere un'altra squadra che andrai a affrontare in questo campionato, che è il Pietracuta, perché adesso andiamo a vedere proprio il servizio inerente a Pietracuta, Tropical Coriano, il servizio. Al Bindi va in scena il primo match cloud di stagione, Pietracuta tornato in promozione diverte giocando in maniera semplice, 5 punti ottenuti in questo avvio di campionato, mentre il Coriano dopo la vittoria della prima giornata ha riposato a causa match rinviato con la giovane Cattolica. La prima occasione della partita arriva da un batti e ribatti in area coreanese con la sfera domesticata da Lilai che prontamente calcia verso la porta difesa alle Ardini che in questo caso blocca. Dall'angolo, padroni di casa che fanno le prove dei gol. Alilai pennella per Amadei che in volé non riesce ad agguantare la sfera, ma il Coriano si complica la vita da solo in versione Tropical. La difesa commette una leggerezza non da poco, errore di valutazione, di lettura, con Fratti bravo rapinatore d'aria a capire la possibilità di bucare la porta avversaria, così manco a dirlo, in fila le Ardini per l'1-0 del Pietracuta. Il Coriano si fa vedere dalla parte opposta con un'azione pericolosa con Vukai che da due passi viene stoppato in corner ma gioco fermo per fuorigioco, mentre lo stesso attaccante sul finire del primo tempo mette un traversone al centro neutralizzato dal vigile Balducci. Con il montaggio di Paolo Arcangeli ci spostiamo nella ripresa, Ricci recupera un pallone su a tre quarti e avanza in percussione, tiro da fuori area, finisce alto sopra la traversa. Coriano che però perviene al pareggio, Costantini riscatta l'errore sul gol del Pietracuta, riprende una respinta dalla difesa sul calcio d'angolo e dal limite calcia di potenza, infilando nel croce dei pali e nulla da fare, in questo caso per Balducci.
Al 68esimo Pietracura si spinge in avanti, va vicinissimo al 2-1 con il nuovo entrato di Giorgio Sebastiani, l'attaccante con un raso terra insidia la porta degli Ardini che respinge il suo tentativo. Finale di marca ospite, Bucai direttamente a calcio piazzato spedisce al lato, mentre Claudio Balducci salva il Pietracuta. Infatti il neoentrato Montebelli vince un rimpallo, allungandosi leggermente la palla. Il portiere è bravissimo a scegliere il tempo dell'uscita. Alle battute finali, lo scatenato Bucai trova sulla propria strada ancora una volta Balducci a negargli la gioia dei gol. Gara che si conclude con questo rasoterra di Burioni che termina al lato. Pietracuta e Tropica Coriano si dividono un punto per parte. Allora, resto velocemente più ad andare in pubblicità. Dimmi qualcosa su questo campionato per quanto riguarda le Riminesi. Partiamo per l'appunto dal Pietracuta, che si è più o meno cambiato un po' la squadra rispetto alla precedente stagione. Tropical Coriano, che è stata la delusione della scorsa stagione, quest'anno vuol partire forte. C'è la Stella che sta andando invece benissimo come i Torconca. Io direi che quest'anno in campionato ha molto ma molto aperto. Io direi che le squadre, secondo me, è il Runco, che possono vincere il campionato, il Tropical Coriano e la Giovane Cattolica. Anche se la Giovane Cattolica porta male, però ha dei giocatori importanti, vedi Tombari, vedi Pasolini, ha una squadra veramente di categoria superiore. Ritornando a queste squadre, penso che il Pietracuta è partito con il piede giusto. Cinque una vittoria, punti due pareggi, cinque esatto. Punti, forse non aspettavano neanche loro. Il Pietracuta con il Torconca e la Stella con tre squadre che secondo me sono partite con il piede giusto. Sono tre squadre che secondo me i loro obiettivi è la salvezza. Sì. Chiaro che forse il Torconca ha qualcosa in più del Pietracuta e della Stella, però secondo me sono tre squadre che secondo me possono essere sorprese. Sorprese e possono fare un buon campionato. Mentre invece vedo in difficoltà, onestamente, il Bellaria, l'Igea e il Gatteo. Queste squadre, secondo me, le vedo veramente in difficoltà. Ma per tutto è il Bellaria, non tanto i giocatori. A Bellaria non c'è la società. Quello io l'ho sempre detto, quando non c'è il padre famiglia, i figli vengono fuori perdere, e perciò onestamente a Bellaria in questo momento non c'è la società. Anche se arrivano, anche in settimana sono arrivati 5-6 giocatori, in settimana addirittura c'è stato due esoneri già, quello dell'Igea e Marina, sì, nuovo allenatore, e poi quello del Bellaria. Onestamente, ripeto, il Bellaria, l'Igea e il Gatteo le vedo in difficoltà, mentre invece il Tropical Coriano e la Giovane Cattolica saranno protagonisti di questo campionato. Mirko, invece, per quanto riguarda te, ti chiedo qualcosa in più sul Ronco e sul Del Duca Ribelle, perché sono due realtà che a me mi hanno sorpreso, soprattutto il Ronco. Lo scorso anno si diceva, già lo scorso anno, affiliazione con l'Empoli, tutto quanto, una squadra comunque che può sorprendere, che ha anche un budget importante. Ronco già l'anno scorso era partito con grandi ambizioni, però partita così così, e qualche giocatore dopo è andato a Diegaro, che ha pensato bene di rinforzare una squadra che ha poi vinto il campionato, però era poi rimasto Farabegoli. Invece quest'anno ha costruito una bella squadra, è arrivato Antoniacci, è arrivato Bali, che è un ottimo attaccante, e sicuramente dovrebbe essere tra le grandi protagoniste del campionato. Non si è parlato tanto del Reda, che Reda anche l'anno scorso aveva fatto molto Bravo. Bene, e quest'anno può ripetersi, occhio, perché tra l'altro domenica ho visto c'è un San Pierana Reda, sì, che non è male. San Pierana, che senza Pasolini comunque sta facendo abbastanza bene, quindi poi giocare a San Pier in bagno non è mai semplice. Lenzo, tu volevi aggiungere? Io volevo dire che tra queste Riminese, vorrei dire tra Torconco, Coriano, Pietracuta, Giovane Cattolica, ci può essere anche il Gambetto, è una squadra veramente, secondo me, che ha può un venire buon telaio e poi ne può uscire fuori, ecco, onestamente. Bene. Però penso che le squadre favorite sono, ripeto, Giovane Cattolica, Tropical Coriano e Runco. Andiamo a poi è chiaro che non mancherà la sorpresa. Andiamo a vedere il prossimo turno con il nostro Stefano Pappini, che ci ha un po' anticipato Mirko alcune sfide. Noi qui abbiamo sottolineato, per quanto riguarda ovviamente il calcio, le formazioni riminesi che noi seguiamo: Giovane Cattolica Del Duca Ribelle, e poi Stella Pietracuta e Tropical Coriano, Bellaria, Igea, Marina. Bene, rientriamo in studio, adesso ci fermiamo per qualche minuto dando la linea alla pubblicità, poi rientriamo, spazio alla prima categoria con i servizi inerenti a Nuova Feltre e poi spazio anche al settore giovanile. Pubblicità. Mamma, voglio andare al Mucho Mas.
Mucho Mas è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze maremonti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazione tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mas, la risposta alle tue esigenze. Gioca, ridi e gusta! Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a quattro zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44, a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità, pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'Happy Hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Porto Palos 64, info 0541 72 15 55. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada a secondo il vostro uso, e griglia petrolamica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e ai 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Mmm, che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da asporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte all'aeroporto Fellini. Bene, prima di spostarci in prima categoria, so che è arrivato un messaggio importante, una comunicazione, allora spostiamo la nostra attenzione sul nostro Mirko Mariotti. Prego, Mirko. Allora, mi è arrivata una comunicazione che riguarda tutta la stampa sportiva. Per il mondo dei dilettanti ringrazio Alberto Bortolotti, che è anche vicepresidente. Lo ringraziamo anche noi, grazie. De Lussi, ed è una segnalazione molto importante che riguarda le società sportive e la stampa locale, perché
Credo sia doveroso leggere questa cosa, allora. Leggo direttamente il comunicato. Allora, cari colleghi, in relazione ad alcune richieste che ci sono pervenute, ricordiamo che in base, parliamo di USSO ovviamente, che in base alla convenzione stipulata a Roma tra la Lega Nazionale Dilettanti della FIGC e l'Unione Stampa Sportiva Italiana USSI in data 31 luglio 2009, successivamente rinnovata, le società che partecipano ai campionati della Lega Nazionale Dilettanti dovranno consentire libero accesso alle manifestazioni sportive ai titolari della tessera LND USSI senza alcuna necessità di accredito, così da semplificare il lavoro della stampa sportiva soprattutto a livello locale. E all'atto della firma della convenzione tra il presidente USSI Luigi Ferraiolo e Carlo Tavecchio, allora presidente della Lega Nazionale Dilettanti, quest'ultimo motivò così le ragioni dell'accordo. La firma sulla convenzione che abbiamo redatto insieme servirà ad agevolare l'ingresso negli stadi di soggetti professionali di sicura garanzia e allo stesso tempo contribuirà a far conoscere ai media locali e nazionali un mondo variegato come quello rappresentato dalle 15.000 società della Lega Nazionale Dilettanti. Questo è molto importante perché giustamente chi ha il tesserino, chi è dotato comunque di tesserino, è giusto che possa avere libero accesso allo stadio per poter lavorare tranquillamente senza particolari scocciature, perché purtroppo ci sono delle società dalla serie D in giù che ogni tanto, insomma, spesso chiedono l'accredito anche se la persona è dotata comunque di tesserino, e quindi mi trovi d'accordo. Invece in questo caso giustamente che è il tesserino, è giusto che entri a lavorare tranquillamente. Ebbene, parliamo di prima categoria, girone H, andiamo a vedere i risultati e classifiche sempre con l'ausilio del nostro Stefano Papini. Alta Valconca Riccione, Unione Calcio Riccione 1-1, Colonnella Vissenova Fete 0-2, andremo a vedere tra poco il servizio. Granata Bacchia Cesenatico 0-0, Junior San Clemente Atletico Poggio 1-2, Miramare Vis Misano 3-1, Morciano Calcio Valle Savio 1-1, partitona della giornata Real Miramare Verrucchio 3-1, Sant'Ermete Bagno di Romagna 1-1. Andiamo a vedere la classifica dopo il primo turno, ovviamente, campionato che iniziato ieri, Miramare, Real Miramare, Vissenova Fete, Atletico Poggio 3 punti, Alta Valconca, Bagno di Romagna, Bacchia Cesenatico, Granata, Morciano, Riccione, Valle Savio, Sant'Ermete 1 punto, Junior San Clemente, Colonnella, Verrucchio, Vis Misano 0 punti. Ebbene, andiamo a vedere il servizio inerente a questa categoria. Ritroviamo anche quest'anno con piacere la compagine giallo-blu del Nova Feltre, che ha ottenuto il primo successo esterno, i primi 3 punti di questo campionato sul campo del Colonnella. Il servizio. Prima vittoria di stagione del Nova Fete, che sul campo del Colonnella fa esordire maglia numero 7 l'esperto Farabegoli, mentre in fase offensiva spazia classe 2002 Thomas Radici. Sono tante le novità e informazioni per quanto riguarda il posizionamento dei giocatori in forza nella scorsa stagione al club gialloblu, ma la mission, quella del neo allenatore Achille Fabbri, si chiama vittoria. L'inizio è positivo con il tiro di Stefanelli bloccato da Barone. Da una rimessa laterale lo stesso Stefanelli fornisce la palla di benvenuto a Farabegoli, che scarica però alto. Su capovolgimento di fronte, errore in fase di postazione di Rinaldi. Antonioli tenta lo scavetto ma senza trovare fortuna. La partita si sblocca, dall'angolo Fraboni pennella per Fattori, colpo di testa ribattuto, sfera nei piedi Stefanelli, batte e ribatti ed ecco che la prima palla di stagione è confezionata per il nazionale sammarinese. Si tratta del 17° centro ufficiale da quando indossa questa casacca. Il replay a cura di Eugenio Angeli ci mostra la confusione in area del Colonnella sfruttata dall'ariete gialloblu. La partita stranamente si innervosisce, da un'entrata di Rinaldi si scaldano gli animi con il capitano Vitali che ha prima qualcosa da ridire al capitano dei Nova Feltre, poi batte in becca con Baldinini ed infine infila una testata a Stefanelli, rimasto a terra. Espulsione diretta a questo punto. Si torna a giocare e Radici, attaccato, non riesce a concludere come vorrebbe. Nella ripresa, curata dal nostro Eugenio Angeli, dall'angolo di Lorenzo Fraboni, Stefanelli anticipa il proprio marcatore ma deposita sul fondo. È il preludio al gol. Fraboni inventa l'ennesimo assist del match, punizione deliziosa ma altrettanto bello è il tacco al volo di Francesco Baldinini, non nuovo a questi gol, ricordate? Il replay ci mostra la deliziosa caramella che Fraboni offre a Baldinini, con quest'ultimo che la fa assaporare al proprio pubblico. Orgoglio del Colonnella, Zaghini non ci sta, ma Semprini c'è. Dall'angolo Farabegoli stende proprio Zaghini, dal dischetto si presenta a Fal, ma Semprini è super, neutralizzando e deviando sopra la traversa la conclusione dell'avversario. Nel frattempo scatta il secondo cartellino rosso per il Colonnella, viene allontanato questa volta Sapucci, tra l'altro neo entrato. Dalla punizione di Ricci, Pezzi trova la deviazione vincente, ma Semprini si mostra vera saracinesca. Non c'è trippa per Gatti, neppure quando Zaghini qui strattona Poggioli, ma trova sulla propria strada l'onnipresente Semprini. Termina qui una sfida che per certi aspetti ha ricordato quella dello scorso anno, quando al Comunale di Nova Fetia ci furono ben 3 espulsioni per il Colonnella. Ma quel che importa è che la band di Fabbri inizia nel migliore dei modi il proprio cammino, raccogliendo il primo frutto di stagione chiamato vittoria.
Allora, andiamo a vedere questo campionato prima di entrare nel discorso anche di qualche curiosità per il Nova Feltia. Renzo, qui ti chiedo a te, che tu lo conosci e hai visto vita e miracoli. C'è il Real Miramare che ha tenuto Docente, ex Rimini, bomber importante e decisivo ieri nella super sfida della prima giornata contro il Verrucchio per 3-1. Partiamo dalla prima domanda e si sintetico. Le due favorite, Unione Calcio Riccione allenato da Daniele Daino, ex giocatore del Milan e Verrucchio, concordi o non concordi? È una matricola, potrebbe essere anche una sorpresa, però non sono d'accordo. Onestamente sono delle squadre, secondo il mio modesto parere, molto molto più forti. Lo stesso Real Miramare, che ieri ha dato 3 gol al Verrucchio, però il Verrucchio, secondo me, vedendo la formazione, può essere stata una domenica storta, però ha tutti gli ingredienti per fare un grandissimo campionato. Però dico che quest'anno il campionato di prima categoria è veramente uno dei più belli degli ultimi 5-6 anni, perché ci sono 11 squadre riminesi più il Bacchia che fa la dodicesima e 4 squadre di Cesena. Veramente un campionato interessante. Però ritornando al discorso, anche il Nuova Fetra è veramente vedo tra le favorite. E qui ti voglio chiedere una cosa: Nuova Fetra vedi tra le favorite perché c'è un tuo grande estimatore, non solo nei confronti tuoi, ma tu anche stimi lui, ovvero Achille Fabbri. È stata la scelta giusta per un paese di 7.000 abitanti che vuole vivere il grande calcio, secondo te? Penso di sì. Achille Fabbri, insieme l'anno scorso, l'ho sempre detto in queste emittenti televisive, insieme a Simone Lille, erano i due allenatori, secondo me, più preparati della categoria. Io penso che Achille Fabbri farà molto bene a Nuova Fetra, però diciamo onestamente a Nuova Fetra ci sono anche gli ingredienti per far bene, perché andiamo a vedere c'è Cupi, c'è Prigliadori, Amantini, Farabegoli, Stefanelli, Cupi, tutti i giocatori che hanno calpestato campi di categoria superiore. Onestamente quest'anno in Nuova Fetra può fare veramente un grande campionato. Chiaro che non mancherà la sorpresa, chiaro che onestamente ieri le due sorelle, Real Miramare e Miramare, hanno avuto una grande vittoria battendo proprio il Verrucchio e il Misano, che l'anno scorso sono state protagoniste del campionato. Rispondimi a questa domanda, però sì sintetico perché devo mandare un altro servizio. Sant'Elmete e Vis Misano, è l'anno buono per loro? Ti aspetti qualcosa di più da queste due formazioni che hanno calpestato categorie superiori, soprattutto la Vis Misano? Il Vis Misano in confronto di l'anno scorso, secondo me, si è indebolito di brutto. Ok. Mentre invece il Sant'Elmete onestamente farà il suo onesto campionato per potersi salvare. Tutto qua. Questo... Però non l'avete uno tra le favorite, ecco. Dimmi solo quest'ultima cosa, il Bacchia Cesenatico potrebbe essere la mina vagante di questo torneo? La squadra che dopo una retrocessione è chiaro che è sempre una scossa, però penso che il Bacchia nel suo campo può fare buoni risultati, però non l'avete tra le favorite. Tra poco voglio chiedere qualcosa a Mirko, ma andiamo a vedere l'ultimo servizio della serata dedicato al settore giovanile dello Junior del Conca, curato dalla nostra Veronica Lisotti, poi ritorniamo sulla prima categoria, il servizio. Passione, territorio, organizzazione e ambizione. Queste le keywords dello Junior del Conca, il più grande bacino giovanile della Val Conca, che ha iniziato alla grande la nuova stagione calcistica con l'avvio della scuola calcio, assieme ad un ospite di eccezione, la mascotte Spider-Man. Grande entusiasmo per il presidente Roberto Barbieri, gioco del calcio è puro divertimento, senza dimenticare socializzazione e rispetto delle regole, all'interno dello splendido impianto di Morciano, comprensivo dello stadio comunale Carlo Brigo. Il vicepresidente è Massimo Raffaelli, mentre Monica Freghieri ricopre il ruolo di dirigente assieme a Marco Montuori, oltre a responsabile segreteria, kit ed eventi. A guidare i giovani atleti per la scuola calcio Simone Sorci, Ugo Cipelli e Veronica Lisotti. Primi calci con Filippo Masini e Mimmo Lincesso. Pulcini primo anno Marco Gaudenzi, mentre Pulcini secondo anno sono in mano a Daniele Grassetti e Andrea Vinturini. Per gli esordienti primo anno Alessio Serafini, anche collaboratore tecnico e responsabile settore giovanile. Enrico Pritelli guiderà gli esordienti secondo anno, a Stefano Piccari e Luca Bartolomei i giovanissimi, mentre Stefano Diana dirigerà gli allievi. Daniele Grassetti vestirà anche il ruolo di collaboratore principi di gioco, Davide Galeazzi preparatore dei portieri, responsabile atletico coordinativo e motorio Manuel Mazzoli, mentre Matteo Monti, Lorenzo Ricciatti e Diego Pritelli saranno aiuto allenatori. Responsabile pulmino Leo Di Luigi, anche responsabile campi accanto a Stefano Maggi. Responsabile eventi e comunicazioni Veronica Lisotti e Andrea Venturini. Infine, responsabile eventi Junior del Conca Roberto Barbieri, Massimo Raffaelli e Matteo Monti. Junior del Conca, vieni a giocare con noi!
Allora, prima di sentire Mirko, siamo in dirittura d'arrivo, poi vi ricordo, rimanete con noi, tutto su Rimini Calcio in Sport Up, puntata particolare questa sera con ospite in studio l'ex centrocampista dell'Udinese Variola, poi lo conoscerete attraverso la nostra puntata. Allora, andiamo a vedere il prossimo turno, quello che ci riserva la seconda giornata del campionato di prima categoria Girone H. Queste le sfide: Atletico Poggio Miramare, Bagno di Romagna, Alta Valconca, Bacchia Cesenatico, Junior San Clemente, Riccione Colonnella, Valle Savio, Real Miramare, Verrucchio Sant'Ermete, questo è un derbissimo, Vis Misano, Morciano Calcio, Vis Nuova Feta, Granata, altra partita particolare che l'anno scorso regalò tante emozioni. Mirko, andiamo a vedere il tuo amico Daniele Daino, un'impresa... difficile quest'anno, quella di continuare a far bene all'Unione Calcio Riccione, parte tra le favorite. Lui, tutte le volte che lo vedo scherzando, gli dico: tu purtroppo hai militato nel mio Milan in un periodo disgraziato, passatemi il termine, però a Bologna invece da te ha lasciato buoni ricordi, no? Sì, discreti, diciamo. No, beh, sicuramente come giocatore, insomma, ha fatto la sua carriera, sta facendo benino adesso da allenatore, arriva da una promozione, insomma, quasi annunciata. Quasi, perché poi l'Alta Valconca, che tra l'altro non abbiamo citato, ma secondo me è una squadra che romperà le scatole in prima categoria, anche se Renzo do ragione sul fatto che sono un campionato molto difficile e molto equilibrato. Poi erano proprio le due matricole, ieri sono incontrati. Esatto, e con la Riccione che ha pareggiato la fine. E secondo me Daniele avrà una bella prova del 9 come allenatore e mi auguro che, insomma, possa far bene. Certo che, insomma, sai, Riccione è una piazza importante, con tutto rispetto per la FIA. Diciamo che, insomma, questo è il vero Riccione, e ovviamente forse i riccionesi bisogna ancora capire se sono più per la FIA o più per il Riccione. Questo magari... Questo da decifrare, però è ancora molto da decifrare, però sai, quando c'è una squadra in eccellenza sicuramente si cerca di spingere quella che c'è in eccellenza, però se viene su un'altra promozione... Se fa un altro scalino, ecco. Io ti chiedo... Se lo Sporting Agenta, scrivono qui, rischia di non finire il campionato prendendo scopole uno dietro l'altro, velocissimo. Sporting Agenta assolutamente finirà il campionato, perché è una squadra che è un progetto praticamente curato dalla FAMI, sono tutti ragazzi profughi con permesso di soggiorno, premesso che erano perso 6-0 con Medicina Fossatone, ma in Coppa Italia al 93esimo vinceva 2-1 con la Vezzola. Esatto. Sono ragazzi che stanno imparando a giocare insieme, ma ci sono 3-4 elementi molto bravi. È ovvio che è normale, qualche difficoltà c'è, ma intanto il loro progetto è quello proprio di far crescere dei ragazzi, anche perché credo che il più giovane sia il più vecchio, sia un 97-98. L'idea di calcio è solo che fare in modo che questi ragazzi si divertano, si allenano al pomeriggio al Pilastro a Bologna e poi dopo alla domenica si spostano a Sant'Embergo di Fiume quando giocano in casa, poi in trasferta quando giocano fuori. Ebbene, allora grazie Mirko, che ti ritroveremo anche nella seconda parte, quindi rimani con noi come del resto Lorenzo Baldisselli. Salutiamo chi è stato protagonista, il nostro ospite, il centrocampista e capitano del Torconca, grazie Nicola Casa. Grazie a voi. Mirko Mariotti, ti ringrazio, ci vediamo tra poco. Grazie a te. Grazie anche a te Renzo. Ci vediamo dopo. Da Bellari ti fanno una battuta: mitico Baldo, però aspettiamo, prima di darci dei retrocessi, ti aspettiamo fra due domeniche allo stadio Nanni di Bellaria. Quindi ti vogliono già bene a Bellaria, te lo dico già. Va bene. Ok, siamo arrivati, rimanete con noi, tra poco tutto su Rimini Calcio in Sport Up. Grazie da Daniele Emanuelli.